Ciao a tutti, benvenuti nel canale. Questo filmato sarà di carattere prettamente informativo, quindi non farò né recensioni, neanche vi farò vedere un tutorial magari su come installare qualche programma o configurarlo, ma mi concentrerò su una notizia che è abbastanza importante per i linuxiani, per chi utilizza l'open source e il free software. Si tratta di un appuntamento che è annuale, che si parla, cioè, diciamo, del Linux Day. Sto parlando del Linux Day. Linux Day, che è venuto spesso anche in Sicilia, ma soprattutto, diciamo, è un evento che non può mancare per chi è appassionato appunto dell'open source e del free software. Parole povere del Linux. E si effettua nella mia terra, nella città di Palermo, dove io sono nato là vicino, sono di Bagheria, a 10 km dalla città, vedo tutto il Golfo di Palermo. E in questo caso io, vabbè che mi trovo a Catania, comunque è vicino, però io non, purtroppo non ci posso andare perché non mi posso spostare per ragioni, diciamo, familiari. E vi farò vedere la notizia che molto curiosamente, perché di solito Linux Day se ne parla nelle nicchie, diciamo, di noi linuxiani. Cioè, su giornali magari locali o su blog Linux o su dei video di YouTube dove si annunciano i Linux Day. In questo caso è la prima volta che io vedo la notizia sul giornale di Sicilia, che è uno dei giornali più importanti d'Italia, è il giornale dell'ottava città, se non la sesta, no, dovrebbe essere la sesta città italiana, che è Palermo, quindi abbastanza importante come giornale, che si legge in tutta la Sicilia e in più va anche a nord Italia, quindi si può trovare in edicola in tutti i posti d'Italia, perché è un giornale anche a livello nazionale. Quindi il giornale di Sicilia. E di cosa vi parla nella sezione Palermo? Vi parla del Linux Day. Il Linux Day, qua dice il giornale, sbarca in Sicilia. Ecco le date degli appuntamenti. Quest'anno ci sarà un grande ospite, che è John Maddock Hall, o Hall, ovviamente io l'inglese non lo so bene. Quindi John Maddock sarà ospite d'eccezione, ed è un canadese che ha promosso a modo suo il Linux, l'open source, facendo dei corsi per dare dei certificati per diventare informatico e esperto di Linux. E andiamo a leggere questo articolo, che è abbastanza importante per noi, e qua lo dice proprio il giornale. Quest'anno sarà presente uno dei padri del software libero, John Maddock Hall, diciamo Hall, ospite d'eccezione proveniente appositamente dal Canada. Ed è questa persona qua che, come potete notare, è il solito barbuto, con la faccia da scienziato, anche da smanettone, e che, come vedete, somiglia un poco anche non a Linus Torvald, che ha una presenza abbastanza pulita, ma somiglia a quello che ha fatto il Free Software Foundation, la Free Software Foundation, che è John Stallman, che attualmente purtroppo è malato. Ha detto a lui stesso, ha annunciato di avere un cancro,
che sta lottando per superare questo problema, questa malattia, e ultimamente si è visto delle fotografie che girano su internet senza barba, quindi è inedito, quindi potete scoprire che faccia c'ha Stallman, scusate. Potete scoprire che faccia c'ha Stallman in un momento buio della sua vita ed è abbastanza provato. Ora chiudiamo questa parentesi di infermeria e andiamo a... è negativa, dobbiamo parlare appunto di questo evento. Qua ovviamente parla appunto di Linux, il mondo della tecnologia informatica open source festeggia ogni anno il Linux Day con numerose iniziative, ma il 2023 è abbastanza speciale, si presenta con un appuntamento particolarmente importante. Secondo le statistiche che io già ho detto in passato, circa qualche anno fa, le statistiche stilate da StatCounter, infatti, è aumentata vertiginosamente la diffusione del sistema operativo Linux, che passa da una quota dell'1,64% nel 2018 al 3% circa di quest'anno. Arrivo già, un attimo. Una tendenza che apre nuove opportunità ai ricercatori e agli informatici pure di Linux. Sapete benissimo che se aumenta una percentuale, una quota di percentuale di utilizzatori del sistema operativo open source, gli sviluppatori tenderanno anche ad andare nel mondo dell'open source, quindi non saranno più bistrattati i sistemi operativi Linux, non dico come diciamo totalmente, ma almeno con un 1,5% in più di percentuale. Quindi che so, anche gli sviluppatori come la Intel, di software o per la grafica o anche soprattutto di Nvidia, saranno più attivi e concentrati anche con Linux perché troveranno un mercato. E qua dice dunque, una tendenza che apre nuove opportunità ai ricercatori e agli informatici pure. Ecco un po' quello che ho anticipato io parlando liberamente senza legge. Linux, ricordiamo, è un sistema operativo col codice aperto, open source, sviluppato nei primi anni 90 dal finlandese Linus Benedict Torvald, che sia benedetto, ed è utilizzato soprattutto sui server e sui sistemi chiusi, purtroppo nel lato desktop siamo ancora indietro. Soprattutto i server e sistemi chiusi, come ad esempio il ben noto Android, che poi qua ci bisogna fare un'altra discussione, insomma, è chiuso, uno di quelli chiusi, o i sistemi operativi che gestiscono la domotica intelligente. Quindi abbiamo parlato spesso di robotica, di robot che saranno il futuro, e i sistemi operativi utilizzati per la domotica, per i robot, sono di Linux, sono con kernel Linux. Quest'anno sarà presente in Sicilia uno dei padri, stanno ripetendo la cosa, quello che ho detto prima, John Madock, che è venuto appositamente proprio dal Canada in Sicilia, cioè in questo momento John Madock, che è canadese, è emigrato in Sicilia, cosa stranissima perché di solito sono i siciliani che emigrano all'estero, e quindi è già un evento anche questo. Direte voi, ma è venuto per fare altre cose, però in questo momento è emigrato in Sicilia, magari ce lo prendiamo, lo mettiamo chiuso in una stanza e non lo facciamo più ritornare in Canada, ci facciamo dire appunto dei segreti appunto che ci interessano, lo facciamo diventare sicuro. Dunque, per presenziare ad un incontro organizzato da Sputnik nella prestigiosa Sala Pio La Torre, presso la sede dell'Assemblea regionale siciliana il 27 ottobre, quindi già il solo fatto che si chiamava Pio La Torre, la stanza che ricorre all'eccidio di Pio La Torre da parte della mafia,
è stato antecedente all'eccidio dei due magistrati Borsellino e Falcone. Qua c'è l'assemblea proprio nel comune di Palermo, presso la sede, appunto, l'assemblea regionale, no, l'assemblea regionale siciliana, quindi non è il comune, quindi è Regione Sicilia. In questo palazzo di Federico II, parliamo dei nordici, che erano a capo della Sicilia. Ancora troviamo delle persone con gli occhi azzurri, i capelli biondi. Ai tempi c'era Ferdinando II, che appunto era il re della Sicilia. Non mi vengono in mente come si chiamavano questi nordici, però erano abbastanza importanti. I Normanni, scusate, i Normanni, ecco, erano i Normanni, ecco, un siciliano che non sa queste cose, i Normanni che hanno fatto delle opere mastodontiche, e quindi noi siamo un po' anche Normanni geneticamente, infatti ci sono molti siciliani con gli occhi biondi, scusate, gli occhi azzurri e i capelli biondi, poi trovate anche alcune eccezioni con i capelli azzurri e gli occhi biondi. Allora, chiudiamo quest'altra parentesi che ci metto sempre io di più. Io sono un po' particolare, vado fuori dagli schemi. Lui è attivo, allora praticamente, dove ero giunto, attivo nel mondo informatico dal 1969, Hall, quindi il nostro informatico canadese, ha ricoperto vari ruoli in una carriera che abbraccia 5 decenni. Da programmatore ad amministratore di sistemi, da product manager alla sua ben nota attività di promozione e supporto di Linux, del Linux Professional Institute, quindi LPI, che è la certificazione che c'è per chi vuole essere un informatico certificato di Linux, principale ente di certificazione appunto globale per i professionisti open source. Hall ha contribuito a formulare alcuni dei concetti chiave e ha donato fondi personali per la creazione del primo esame di certificazione. Non so se voi seguite Morro Linux, ma lui ha preso la certificazione proprio LPI e sapete benissimo che è un grande, diciamo, informatico, si è laureato da poco, ma è un grande informatico, un bel canale. Dove c'è la stessa Asiati, da quello che dice, ha preso proprio il certificato LPI. Linux Professional Institute, LPI, con oltre 200.000 titolari di certificazione in oltre 180 paesi, quindi praticamente tutto il globo, è onorato di essere parte di questo evento. Quindi ci onora noi siciliani, che lo sequestreremo, che è il nostro eccezione. Cioè, la nostra missione è quella di promuovere l'uso dell'open source, supportando le persone che vi lavorano. Essere presenti al Linux Day Italia è un'ulteriore testimonianza del nostro impegno. Mi fa ancora più piacere da italiano che vive all'estero. Mi fa ancora più piacere da italiano che vive all'estero aver contribuito a portare regione in una città che mi è molto vicina. Ringrazio Vincenzo Virgilio per aver facilitato il processo che porta a Palermo. Quindi, diciamo, quelle di Sputnik, questa associazione siciliana, ha portato appunto, sono orgoglioso di aver portato Hall qua in Sicilia. Ha dichiarato Max Rover, community manager, poi praticamente c'è. Ma fa ancora più piacere per aiutare il processo che ci porta a Palermo. Quindi Vincenzo Virgilio è quello che ha fatto la richiesta di ospitare in questo evento, appunto, Hall, e ha dichiarato che è stato proprio Vincenzo Virgilio, questo dell'associazione, che ha facilitato questa cosa. L'ha dichiarato Max Rover, che fa parte della community manager dell'LP, che appunto vive all'estero, in Canada presumo, che ha fatto venire appunto Hall.
Dopo l'incontro con John Hall, il programma proseguirà il 28 e 29 ottobre con sessioni speciali tenute presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Palermo. Quindi, cari universitari, andate all'Università di Palermo, dove ci sarà proprio questo evento. E lo dico pure, diciamo, ai blogger che hanno il certificato EVP di andare appunto a queste cose, a questo incontro. Sessione dedicata ai dettagli della certificazione LP, in cui saranno evidenziate le opportunità della promozione legata agli esami di certificazione, in più e più in generale i vantaggi economici e sociali derivanti dall'adozione del software open source. Quindi ci sono dei vantaggi anche a livello sociale utilizzando l'open source e non software proprietario, cosa che abbiamo sempre detto, ma che non vogliono mai fare. Per oscuri motivi. L'evento rappresenta un'occasione imperdibile per tutti coloro che operano e desiderano ampliare le proprie conoscenze, esercitare un proficuo networking ed esplorare le opportunità di carriera. Vediamo, qua c'è un commento. Vediamo, tieni a precisare questo commento, questo utente che ha letto. Che a Palermo ci saranno due Linux Day, l'altro lo organizza l'associazione Free Circle ai cantieri culturali alla Zisa. Sapete che la Zisa è un quartiere abbastanza difficile di Palermo, dove hanno fatto un centro culturale abbastanza bello che ho visto, e si parlerà di intelligenza artificiale. Questo è anche importante, questo Linux Day, che due Linux Day che si terranno appunto. Questo altro Linux Day si terrà appunto al Free Circle, la cantiere culturale alla Zisa. Quindi se siete a Palermo andate prima là, diciamo all'università, e poi andate alla Zisa, che è abbastanza importante perché Palermo è un quartiere difficile di Palermo, dove fanno cultura, promozione delle cose abbastanza importanti per ragazzi che sono in un mondo difficile, un quartiere difficile. Ecco, vi ho esplicato questo Linux Day che sbarcherà in Sicilia con le date e gli appuntamenti. Ripeto le date sono il 28 e 29 ottobre con sessioni speciali nella Facoltà di Ingegneria dell'Università di Palermo. E in più ci sarà un evento anche alla Zisa, come ha detto questo commentatore, che ho scoperto per caso mentre sto facendo il video, che mi ha dato una bella notizia, c'è anche Albertizia. Va bene, prendete armi e bagagli e passate, se siete nel continente, noi diciamo così, se siete nel continente, quindi un altro mondo, passate diciamo, lo stretto di Messina col traghetto, perché il ponte non lo vogliono mai fare. E col traghetto di Messina arrivate nel nostro mondo, che è antecedente all'Africa, dove troverete appunto, che poi noi non sappiamo mai se siamo africani o siamo italiani, però perché siamo in una via di mezzo, ecco. Siamo anche biondi in certi momenti, però certi momenti siamo anche olivassi. Comunque, venite qua in Sicilia e andate a vedere questo evento, che è abbastanza importante. Come vedete, io mi trovo su un open box con un Polybar qua sopra. E qua sotto c'è una plank, e qua sono su Arkcraft Linux, che al momento sto usando questo. Io, sapete, cambio sempre, al momento uso questo. Finisco il filmato, un prossimo video sul canale, o nel canale, dipende come si vuole dire, e anche dal grado intellettivo, e la prossima volta questo un video appunto nel canale. Ciao ciao a tutti, a un prossimo di nuovo video, porca me, video, punto.